della Corte Costituzionale negli ultimi anni. Noi vogliamo evitare questo, vogliamo deflazionare con la riforma costituzionale il contenzioso tra lo Stato e le Regioni. Penso che il futuro Senato della Repubblica, composto da rappresentanti delle autonomie regionali e locali, sia in grado di esprimere e indicare due alti giudici costituzionali con competenze speciali su questa materia. È un sistema che si tiene, è un sistema che si tiene, non è eccentrico e poteva anche essere meglio la seduta comune con una riserva di voto. La scelta fatta in terza lettura dal Senato è stata questa, direi che è una scelta che ha meno rischi di quelli che sono evidenziati nel dibattito che noi oggi stiamo facendo. Grazie onorevole Sanna, non ho altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 37.4 Scotto, parere contrario Commissione Governo, favorevole relatori 5 Stelle e Sinistra Italiana, si rimettono all'Aula relatori Lega Nord e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. È aperta la votazione. Greco, Misiani Apposti, Luciano Agostini, Stella Bianchi, Fucci, a posto, ci sono, no, un'altra mano, Palma ha votato, Placido e poi chiudiamo, Valiante veloce. No, se deve ancora mettere la tessera fa il prossimo, onorevole Valiante, è chiusa la votazione. Ah, ho chiuso la votazione, l'ho visto dopo. La Camera respinge, mi spiace, ma lo schermo mi ha impedito la vista. Passiamo all'emendamento 37.5 Toninelli, che chiede di intervenire. Prego, onorevole. Presidente, io penso che mai argomento fosse più attuale. Stanotte abbiamo avuto la trentesima fumata nera nel tentativo inciuciato da parte del Partito Democratico di Forza Italia di votare dei soldati di partito da mandare all'interno degli organi statali, quali in particolare la Corte Costituzionale. Fallito. Un tentativo che tra le altre cose, oltre a rendere mutilata la Corte Costituzionale, è un tentativo che ai cittadini italiani è costato, sembrerebbe, addirittura 15 milioni di euro in soldi buttati nel cesso, perché questo Parlamento non si vuole accordare, perché nomi terzi, nomi alti, nomi indipendenti, o meglio dipendenti da se stessi e dalle proprie opinioni, non li volete. Voi volete mandare signori che quando vanno a votare all'interno di quella giuria costituzionale alzano la cornetta,